L'aereo si schianta e solo 27 persone tra l'equipaggio e tutti i passeggeri riescono ad uscire incolumi da questo schianto. Però loro si trovano in mezzo alla neve. Loro si trovano esattamente in una valle nelle Ande, come vi raccontavo prima, in un posto dove c'è solo neve e roccia. E qua affrontiamo la prima tematica importante di tutta questa storia. Oh, AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Porca vacca, cioè... No, stavo guardando le notizie, stavo facendo il recap di quello che vi devo leggere oggi e insomma, cioè, non c'è uno straccio di una, cioè, di una notizia positiva. Tutte notizie apocalittiche, tutte notizie di tutto negativo e tutto, mi sembra un po' eccessiva questo come viene dipinto questo momento per il Milan. Prendo le notizie, cioè leggo le notizie di questa mattina. Ciucu, disastro, hai tempo 60 giorni per riprenderti. Teo, assalto del Bayern Monaco. Mike Maignan, assalto del Bayern Monaco. Zirkzee, niente Milan perché è interessato l'Arsenal. Lo stadio, no, manco lo stadio. Brivido Milan per quanto riguarda il derby e di conteggi fatti. Porca vacca! Porca vacca, che negatività, ragazzi, che negatività. Cioè, a volte, boh, vedo, sinceramente, ragazzi, vedo... io capisco, no? Ci mancherebbe, poi ognuno deve essere sempre libero di scrivere e pensare quello che vuole, però capisco che in questo mondo social, dove tira più la negatività che l'essere positivi, si spinga in quella direzione. Ma porca vacca, cioè sembra che sia tutto distrutto, che non ci sia futuro, che sembra un po' un'esagerazione. Però vabbè, tant'è, oggi parliamo di tanti argomenti. Due cose invece vi voglio leggere, secondo me interessanti prima di andare in sigla. La prima è Simic, ragazzi, convocato per la nazionale maggiore. Ve ne avevo già parlato qualche settimana fa. E confermata, Simic, giovane difensore rossonero, è stato ufficialmente convocato per la sua nazionale serba. Per Simic, che però è nato in Germania, è la prima convocazione in nazionale maggiore. Quindi ragazzi, facciamo un applauso a Simic, uno dei nostri ragazzi che approda in nazionale maggiore. L'altra cosa che invece vi volevo leggere, come sempre, no? Vi dico che esiste un po' una discrepanza tra le cose che magari leggiamo e degli scenari, insomma un po' apocalittici nei quali ci imbattiamo in certi tipi di ricostruzioni, è quello che poi esce dalla bocca dei nostri ragazzi. Tipo, vi faccio un esempio: ieri Mike Maignan è stato premiato per le 100 presenze in rossonero, 100 lui e 200 mio zio Matteo Hernandez, tutti e due contenti, felici, si dicono contenti di essere al Milan, eccetera, eccetera. Quindi un po' completamente all'opposto delle notizie che sono uscite nelle ultime ore. Comunque Mike dice: grazie a tutti per le 100 partite al Milan, sono orgoglioso di far parte di questo grandissimo club. Sono qui per scrivere la storia, e la storia la scrivi solo alzando dei trofei. Quindi ovviamente queste sue parole sono delle parole di... per spronare, sono delle parole di alzare gli obiettivi per tutti i suoi compagni, per tutta la squadra. Sei nel Milan, lui sa benissimo, no? Il discorso che fa è che io so benissimo di essere al Milan e il Milan mi impone di arrivare nei più alti obiettivi possibili. Quindi lui rincara la dose dicendo: io sono al Milan, sono qui per scrivere la storia, e per scrivere la storia devi alzare dei trofei, perché vieni ricordato nella storia, vieni ricordato solo se alzi dei trofei. Quindi... da una parte, dopo andiamo a leggere delle notizie di calciomercato e vengono scritte determinate cose. Dall'altra parte, in realtà, ci sono le parole dello stesso Mike Maignan che dice: ripeto, sono qui, sono orgoglioso di far parte di questo grandissimo club, voglio star qui e voglio scrivere la storia vincendo dei trofei. Quindi questo è, insomma, un po' di...
un po' di discrepanza tra questo e quello che poi andremo a leggere dopo. Prima di andare avanti, ragazzi, pollice in su. Domani conferenza stampa, giovedì giochiamo in Europa League. Mi raccomando, dobbiamo portare fortuna alla AC Milan, quindi pollice in su. Iscrizione a questo canale se non l'avete ancora fatto. Dai, ragazzi, dai. 70-80% delle persone iscritte, delle persone che guardano i video sui miei canali tutti i giorni non sono iscritti al canale. Ci mettete 2 secondi a premere qua sotto e ad iscrivervi. Iscrizione, nel primo commento trovate il link diretto al mio secondo canale, andate ad iscrivervi anche lì perché oggi monterò il nuovo video che uscirà questa settimana. Basta, andiamo in sigla e poi iniziamo a leggere insomma quelle che sono le notizie catastrofiche di questa mattinata. 1, 2, 3, sigla. Andiamo a leggerle. Andiamo a leggerle dando il peso specifico corretto. Allora, io vi leggo la notizia, ok? Poi dopo ne discutiamo insieme. Çukur, rischio CDK bis. 60 giorni per convincere. Allora, è un articolo che arriva da Tutto Sport e dice: Samuel Chukwueze, arrivato al Milan nell'ultimo mercato estivo per più di 20 milioni, non ha reso secondo le aspettative. Finora ha segnato solo 2 gol, uno contro il Borussia e l'altro contro il Newcastle, che tra l'altro ci ha consentito di andare avanti in Europa, e ha avuto prestazioni anonime in campionato e in Coppa d'Africa. Il suo rendimento è stato inferiore a quello del suo diretto concorrente Christian Pulisic. Vabbè, grazie. Parliamo di 2 giocatori completamente diversi. Da una parte abbiamo Chris Pulisic, che è capitano della nazionale americana, giocatore che ha vinto la Champions, giocatore con esperienza decennale nei migliori palcoscenici europei e mondiali. Dall'altra parte abbiamo il Çukur, che l'abbiamo pagato tantissimo. Indubbiamente, non sto assolutamente mettendo in dubbio questo, deve fare meglio nel corso di questa stagione e in tutte le stagioni che verranno. Ma mi sembra un filo eccessiva la ricostruzione. Però andiamo avanti. Nelle prossime 3 partite, il doppio turno con lo Slavia Praga e la partita casalinga contro l'Empoli, Pioli dovrà necessariamente tornare ad affidarsi a Çukwueze per non arrivare a tirare troppo il collo a Chris Pulisic. Çukwueze sa che si gioca molto nel corso dei prossimi 2 mesi in merito alla potenziale riconferma anche nella prossima stagione, e le prossime 3 partite potranno essere una chance quasi irripetibile per dimostrare di essersi destato dal torpore tecnico nel quale si è immerso da inizio anno. Ripeto, che il Çukur debba fare meglio, ragazzi, è ovviamente sotto gli occhi di tutti. Ma pensare che un giocatore giovane come il Çukur debba o faccio vedere chi sono nelle prossime 2 partite, oppure a fine anno verrò mandato via, verrò venduto, verrò allontanato, cioè, mi sembra una ricostruzione alquanto esagerata dal mio punto di vista. Ripeto, che poi debba fare meglio, ok, ci sono giocatori, come vi raccontavo l'altra volta, ci sono giocatori che arrivano in Serie A, arrivano al Milan e dopo 2 partite, Chris Pulisic, Reinders, Loftus-Cheek, che erano già dei titolari inamovibili, che avevano fatto benissimo, mentre dall'altra parte ci sono giocatori che hanno bisogno più tempo per adattarsi. Non è la fine del mondo, fa parte, ne hai presi tanti. Adesso tra l'altro vi vado a leggere, ho letto questa mattina una roba che mi ha fatto ridere un sacco, un tweet di una persona che adesso ve la vado a leggere, e scrive: aggiornamento sul mercato fallimentare, ok? Pulisic 8 gol in 7, e 7 assist, Jovic 8 gol e 1 assist, Loftus-Cheek 7 gol e 2 assist, Okafor 5 gol e 1 assist, il Çukur 2 gol e 1 assist, Reinders 2 gol e 3 assist, Musa 0 gol e 1 assist, per un totale del mercato fallimentare di 32 gol e 16 assist. Capite? E torniamo sempre lì, cioè torniamo sempre lì, tra tutti quelli che abbiamo preso, la stragrande maggioranza di tutti quelli che abbiamo preso hanno reso tantissimo. Infatti, se andiamo a vedere dei giocatori che abbiamo appena nominato, Pulisic, assolutamente credo che nessuno possa dire niente. Jovic, assolutamente non si può dire niente. Loftus-Cheek, assolutamente non si può dire niente. Okafor, assolutamente. Il Çukur è forse l'unico che deve dimostrare qualcosa. Reinders sta facendo benissimo. E Musa sta facendo bene nell'ottica di quello che è il suo inserimento in una squadra completamente nuova. Quindi su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori
il solo Chukwu, che è stato pagato tanto e che dovrebbe sicuramente fare meglio, non sta rendendo per quello che è. Però ovviamente la considerazione, ripeto, sul mercato fallimentare fa abbastanza ridere. Allora, veniamo adesso a leggere quelle che sono le ultime notizie riguardo al probabile, non saprei come dirlo, interesse di altre squadre verso i nostri giocatori. Allora, la prima è Bayern su Theo. Theo Hernandez e Mike Maignan sono stati premiati con le rispettive 200 e 100 presenze con la maglia del Milan, ma il Bayern Monaco è pronto a tentare l'affondo per il terzino francese. Io ve la leggo, eh. I tedeschi hanno un'urgenza sulla fascia sinistra, con Alfonso Davies che si è promesso al Real Madrid, e vedono in Theo il nome ideale per rinforzare il reparto. Si vocifera di una possibile offerta da 60-70 milioni di euro, ma il Milan non sembra intenzionato a privarsi del suo gioiello per una cifra inferiore ai 100 milioni. Inoltre, il club rossonero è pronto ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto di Theo in scadenza 2026, quindi tra due anni, con un adeguamento dello stipendio a 4,5 milioni di euro a stagione. Il Milan tratta anche l'adeguamento del rinnovo di Mike Maignan, che invece è in scadenza l'anno successivo. Allora, ragazzi, io veramente mi trovo molto in difficoltà quando devo commentare queste cose, queste notizie. Lo sapete come la penso? Io la penso che nel calcio, in Serie A e in qualsiasi squadra sulla faccia della terra, nessun giocatore è invendibile. Tu puoi avere il tuo giocatore più forte, ma se arriva qualcuno e ti fa un'offerta spropositata, arriva il Paris, non lo fa, però il Paris, arrivano gli arabi e offrono 400 milioni di euro al Manchester City e offrono a lui 100 milioni a Haaland 100 milioni di euro di stipendio. Anche quello è un giocatore che è vendibile, perché a quella cifra nessuno direbbe mai di no. Stesso discorso per Theo Hernandez, dopo parliamo anche di Mike. L'offerta, arriva un'offerta reale di 100 milioni per Theo. Io, come vi dico sempre, io Theo non lo venderei, come non vendo Mike, ma è una mia opinione. Nessuno nel calcio è incedibile. Ora, per far sì che una trattativa vada a buon termine, deve esserci la volontà del giocatore, come vi dico sempre. La società può essere attratta, magari interessata ai 100 milioni di euro che sto dicendo cifra a caso, ai 100 milioni di euro che arrivano come offerta per Theo Hernandez. Ma se Theo, come ha dichiarato e come sta dichiarando in ogni intervista, vuole rimanere al Milan, finisce lì. Cioè, nel senso, la volontà del calciatore fa sempre il 90% dei trasferimenti. Ragazzi, questa è la mia opinione, eh. Comunque vada, io di Theo non mi priverei mai. Poi andiamo avanti. C'era la seconda cosa che vi volevo leggere e riguarda invece Mike Maignan. Il Bayern, questa è un'altra notizia, è sempre su Mike Maignan, anche su lui, su Mike Maignan. Il Milan si sta guardando intorno. Secondo quanto riferito da Ekram Konur, che non so chi sia, un giornalista, il club rossonero avrebbe valutato anche il profilo di Aaron Ramsdale, attualmente in forza all'Arsenal. Raga, e qua prendete copie incollate quello che vi dicevo due minuti fa e rimettetelo esattamente uguale su Mike Maignan. Mike Maignan verrà venduto dal Milan? Non lo so, ma se ieri non un mese e mezzo fa, ma se ieri pomeriggio, mentre sei premiato per le 100 partite per il Milan, dici: io mi trovo bene, questa è la mia famiglia, sono qua al Milan e spero di vincere dei trofei e scrivere la storia vincendo dei trofei al Milan, perché è solo così che si scrive la storia vincendo dei trofei, mi sembrerebbe alquanto strano che si dice una cosa e le parole che escono dalla bocca di Mike ti portano in una determinata direzione e poi si possa valutare la cessione di un nostro big. Chiudo ricordando una cosa. Poi può anche essere vero che il Bayern picchi 100 milioni per... un po' inverosimile. 100 milioni per Mike e 100 milioni per Theo. Può darsi anche che questa cosa succeda, ma poi bisogna vedere se il club lo vuole vendere e la loro volontà, che, ripeto, fa sempre il 90% delle trattative. Andiamo avanti. Parlando sempre di calciomercato, Milan, Zirkzee.
Come risportato, il Bologna valuta Zirze una sessantina di milioni. L'attaccante, che piaceva solo al Milan, che poi non è neanche vero, piace anche a tanti club europei. Sulle tracce ci sono Arsenal, Manchester, Napoli, Bayern, che ovviamente potrebbe riacquistarlo per 40 milioni di euro. Non entro più nel discorso dell'attaccante perché ne abbiamo già parlato ampiamente. È un'altra notizia che va a finire nel calderone di tutte le notizie, che diceva, va bene, ok? Cioè, sembra che sia costruita un po' apposta per... Il Milan potrebbe essere interessato in un futuro l'anno prossimo a Zirze, ma attenzione, perché c'è già il Manchester City che mette lì 200 mille, mila miliardi, per, quindi non sognare, non sognare. Sembra che è un po'... ti piace Zirze? Ma non sognare. Non sognare perché c'è qualcun altro che può mettere più soldi. Bah. Poi andiamo avanti. Poi vi parlo della questione stadio. Ne abbiamo già parlato ieri. Questa mattina Sala ha ancora riparlato ancora della questione stadio. E insomma dice esattamente né più né meno di tutto quello che già ci siamo detti ieri. Cioè, ragazzi, né più né meno di tutto quello che ci siamo detti ieri. Quindi Sala, secondo Sala, con We Build si potrebbe fare questa ristrutturazione che avrebbe un costo che però sarebbe addossato ai club, che però dovrebbero pagare anche per avere l'esclusiva dello stadio 100 milioni che però verrebbero distribuiti nei prossimi 100 anni. Insomma, solite cose. Non è una mancanza di rispetto, ragazzi, semplicemente né più né meno di quello che già abbiamo letto in altre interviste. Non entro più nel dettaglio perché adesso sinceramente. Poi andiamo avanti. Milan con i titolarissimi contro lo Slavia per chiudere i giochi. Il Milan si prepara ad affrontare lo Slavia Praga negli ottavi di Europa League in una sfida che segna la prima volta in assoluto in cui le due squadre si incontrano. Quindi non abbiamo mai incontrato lo Slavia Praga. Stefano Pioli potrà contare su tutti i giocatori in lista tranne Pobega. Una situazione che non si era mai verificata in questa stagione europea tra Champions League e Europa League. Rafa Leao, che era diffidato, salterà la partita contro l'Empoli e potrà appunto ritagliarsi lo spazio contro il Praga, contro il Praga. La formazione titolare dovrebbe vedere Leao guidare l'attacco con Florenzi a destra, Teo a sinistra e Ciao accanto a Gabbia al centro. In attacco Pioli si affiderà ai soliti noti, nonostante Giroud e Pulisic non segnino rispettivamente da 3 e 4 partite. Dramma. In caso di necessità, Jovic e Okafor sono pronti a subentrare. Al centrocampo Adli e Benasser verso la conferma con Reinders, che potrebbe o partire titolare questa partita o la prossima partita. Vediamo cosa succede nella partita di domani, nella partita di giovedì. Domani facciamo, vi dicevo, conferenza stampa. Non so come finirà la partita, ovviamente, ma mi auguro di fare un risultato. Poi ne parliamo bene domani, dopodomani. Mi auguro di fare un risultato più o meno come quello dell'altra volta, cioè che ti può mettere al sicuro, no, perché non sei mai al sicuro, però che ti può dare un bel vantaggio per poi andare a giocare la partita là da loro, dove là da loro, lo Slavia Praga, ragazzi, sono là da loro, sono una squadra molto tosta con uno stadio molto 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 tosto. Poi, ultima cosa che vi volevo leggere, non so come affrontarla questa cosa, ragazzi, sinceramente non so, quando l'ho letta stamattina... Il titolo è questo, Milan, brivido Milan, scudetto nel derby, perché praticamente che cosa fanno? Il Milan rischia di vedere l'Inter festeggiare lo scudetto in casa propria nel derby di ritorno che si giocherà il 21 aprile. L'Inter è andata a più 15 sulla Juve e più 16 sul Milan. Se il distacco rimanesse identico e la Juve perdesse anche solo un punto, Pioli andrebbe in campo sapendo di dover vincere, perché in caso contrario l'Inter resterebbe a più 16 con 5 turni da giocare e festeggerebbe clamorosamente il proprio successo, praticamente la vittoria dello scudetto, davanti a uno stadio pieno di tifosi milanisti. Ragazzi, è un non problema. Cioè, non lo so, a parte che stiamo parlando tra chissà quante partite, quindi non so tra chissà quante partite che cosa succederà. Però, mi sembra una ricostruzione anche questa un po'... Un po' così per buttare un po' di fumo, no? Capito? Cioè, per creare un po' di ambiente un po' negativo. Ragazzi, l'Inter vincerà questo scudetto. Oramai, ragazzi, lo scudetto è andato, lo scudetto lo vincerà l'Inter. L'Inter è stata brava? Ha fatto più punti? Non entro nel merito anche ieri. Non voglio entrare minimamente nel discorso arbitri di ieri. Non voglio assolutamente entrarci.
L'Inter vincerà lo scudetto. Sì, buon per l'Inter. Sta facendo più punti. Più punti del Napoli. Ragazzi, va bene. Vabbè, pace, cosa dobbiamo fare? Ci tagliamo le vene perché l'Inter vincerà lo scudetto? Mi dà fastidio? Certo che mi dà fastidio. Rosico? Certo che rosico, sono un tifoso del Milan. Ci mancherebbe vedere gli altri vincere e non vedere vincere il Milan. Ci lavoreremo per cercare di fare meno nelle prossime, nei prossimi campionati. Cercheremo di arrivare davanti. Cercheremo di fare un calciomercato con degli obiettivi ben precisi per comprare dei giocatori per fare meglio dell'Inter l'anno prossimo. Cioè... boh, non lo so ragazzi, mi sembra tutta una ricostruzione un po' così. Però avevo magari una mia impressione, in realtà non è così. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ragazzi, pollice di iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti, forza Milan. Vado via il Q-Inter, vado a montare il video per il secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi qua sotto nel primo link. Ciao a tutti, ciao.